Si apre con il sorriso il 2023 per l'Avastese. Gli aragonesi con una doppietta di Di Nardo superano il Tolentino nella prima di ritorno del campionato di Serie D Girone F. Ma andiamo per ordine nei biancorossi. Mister Lucarelli sceglie un insolito 4-2-3-1 con Di Nardo, terminale offensivo, non al meglio Busetto che va in panchina, parte dal primo Menna. I marchigiani di Mattoni scendono in campo con un 3-5-2, assente Giuli, al suo posto gioca Lattanzi. Partono subito forte gli ospiti con Lattanzi che alla secondo si presenta tu per tu con Del Giudice, si salva l'estremo di casa. All'ottavo primo squillo dell'Avastese con Di Nardo, Gagliardini si distende e risponde presente. Al ventesimo marchigiani ancora pericolosi, sponda di Zeetti e incornata di Tizzi che va di poco a lato. Al venticinquesimo si rivede la formazione di casa, conclusione di Minchillo, respinta, palla sui piedi di Menna che da due passi spara sopra la traversa, gol divorato da parte del numero 11. Al 33esimo azione di pregio dei locali con una serie di triangolazioni che liberano De Cerchio, la conclusione del numero 10 però non inquadra la porta. Al 39esimo da fuori tenta la fortuna Di Nardo, si salva Gagliardini in qualche modo. Al 40esimo di punta ci prova Altobelli da due passi, dopo mischia in area ospite, palla a lato, si va a riposo sullo 0-0. Nella ripresa i locali passano al primo calcio d'angolo per i biancorossi con Maiorano e Di Nardo di testa fa 1-0. Al quarto azione remake del gol, ma questa volta il numero 9 non inquadra lo specchio e manda alto sopra la traversa. Al 21esimo Menna deposita in rete, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco del numero 11. Al 40esimo illusione del gol per l'Avastese con Minchillo che di mezzo esterno manda sull'esterno della rete. Al 47esimo conclusione di San Domenico, Gagliardini deve in angolo, un minuto dopo Di Nardo con il piattone fa 2-0 e mette la partita in cassaforte. Da qui a fine gara non succede altro, torna la vittoria la formazione di casa che vince lo scontro diretto in chiave salvezza e sale a quota 21, male il Tolentino sempre più fanalino di coda del campionato. Mister Lucarelli contava vincere, iniziare bene questo 2023, una prestazione che è andata in crescendo nella ripresa. Sì, perché i primi 15 minuti eravamo sicuramente un po' bloccati, un po' impauriti, intimoriti, anche perché non sai mai quando ricominci dopo 15-20 giorni di sosta come la squadra sta, come prende anche casomai una nuova disposizione di gioco, quindi bisogna avere delle conferme. Pian piano sono arrivate e devo dire che poi la vittoria è meritata. Buoni segnali anche dai nuovi arrivati. Sì, devo dire che sono giocatori diversi, hanno della qualità diversa, delle caratteristiche diverse e questo ci ha permesso anche di cambiare qualcosa e soprattutto io vorrei rimarcare un po' lo spirito della squadra che oggi è stato quello giusto, quello che ci serve per salvarsi. Avete cambiato modulo con nuovi interpreti, manca ancora qualcosa a questa squadra? Sì, con la società stiamo parlando, è chiaro che stiamo cercando di riempire un pochettino la rosa perché siamo un pochettino corti e soprattutto abbiamo bisogno di un girone di ritorno dove ci sarà bisogno di tanti giocatori perché non possiamo permetterci di perdere un giocatore di quelli che abbiamo adesso per 3-4 partite, ma dobbiamo avere una rosa ampia. È stato fondamentale vincere questo scontro diretto? Sì, assolutamente sì, perché senza guardare la classifica ci fa lavorare almeno per una settimana tranquilla, però dobbiamo anche essere capaci di sfruttare questa giornata positiva domenica prossima. Un po' disuniti? Sì, siamo partiti bene, abbiamo creato delle occasioni che dovevamo sfruttare assolutamente, bene la squadra teneva bene il campo, contro una squadra forte, una squadra che sapevamo che annovera elementi importanti. E ci siamo fatti trovare impreparati all'inizio del secondo tempo e da lì la partita è cambiata e siamo stati un po' frettolosi, un po' nervosi, ovviamente il momento che stiamo passando ha portato a tutto ciò e l'Avastese poi ha fatto la gara che in quel momento era più idonea a loro perché ovviamente si chiudeva e ripartiva e noi non siamo stati bravi magari a essere lucidi e a creare qualche occasione in più. Vi è mancata la capacità di reagire? Ci è mancata la capacità, magari che questa è dettata dal momento, perché i ragazzi hanno dato tutto, però quando magari è il momento che stiamo vivendo noi si perdono un po' di certezze, un po' di ottimismo e le giocate magari sono frettolose, invece dobbiamo trovare altre soluzioni.